Elena ha ragione. Sì, no, guarda, ci vuole una nuova luce, ce ne vuole, ce ne vuole. Io vedo di giù il tunnel col pittino, ecco la luce, lo vedo. Eccolo. Lo mettiamo in onda? Lo mettiamo? Raimondo Todaro. Buongiorno. Eccolo. Ciao Rai. Senti, ma ti vedevo fuori onda che facevi? Caro Raimondo, che te la ballavi pure tu con la testolina. Stai ancheggiando, stai facendo così? Sì, ancheggiavo con la capoccia. Senti Raimondo, ancheggiamo con la capoccia è bello. Noi oggi stiamo parlando di gestualità, ma tu quanto gesticoli? Vabbè, lo chiedi a un siciliano. C'avete dei, c'avete dei gesti tipici come noi romani, tipo... Che se fai così e no, vattene. Che vuol dire vattene? Fai così, che mangi, c'ho fame, così, so soldi. Da noi questo c'è tanto di esclamazione che chi minchia vuoi? Chi minchia vuoi? Proprio va in contemporanea alla velocità del polso. Da quanto diciamo, vai col polso che, vai con le parole. Che diciamo che questa a Roma è la mano a cucchiara. A cucchiara? A cucchiara. Ma la non mano... è così la cucchiara. Sì, scusa, però è anche la, così, no? Una però, cucchiara un po' più stretta. Esatto, un esatto, più stretta. Esatto. Senti Rai, domanda d'obbligo che facciamo a tutti i nostri ospiti. In questo periodo come stai? Che mi sembra la domanda più importante. Come stai? È cambiato niente, no? Il tempo non ci ha mai cambiato. Come stai? Senti Raimondo, vai. Andiamo, dai, andiamo. Tipo a calcio con la nazionale attori, gli assist. A proposito, oggi è il compleanno di Giorgio Cantarini, quindi gli facciamo gli auguri. Tanti grande auguri, tanti tra l'altro auguri. Giorgio Cantarini, forte, che l'abbiamo citato, no, a parte che è forte, è uno dei pochi attori italiani che c'ha due Oscar. Hai capito? Scusa. Hai capito? La vita è bella e il gladiatore. Ma scusa, non possiamo chiamarlo? Non ho capito. Certo, lo chiameremo perché magari poca gente lo sa, ma lui era il bambino piccolo della vita è bella. Chiamiamolo. E lui era il figlio di Russell Crowe nel gladiatore. Tutti e due premi Oscar. Niente, vabbè. Tra l'altro così. So che sta lavorando su una serie, un progetto importante. Sì, sì. Bravo. Ma noi abbiamo qui il premio Oscar del ballo. Ha capito? C'ha la stessa faccia di quando faceva La vita è bella. È vero, è vero, hai ragione. Però noi abbiamo oggi il premio Oscar dei ballerini. Eccolo qua, Raimondo Todaro. Mo premio Oscar. Dai, vogliamo dire che tu sei la storia di Ballando con le Stelle. Dai, su Todaro. Diciamo che ho fatto la muffa, quindi si può dire che sono la storia, dai. Fatta muffa. Però scusami, vabbè, però com'è lì la situazione? È bello, no? Oddio. È bello, un'atmosfera bellissima, l'energia, insomma. Io dico sempre, hai presente quando giri tanto e a Natale torni a casa, no? E ti fa sempre piacere, no? È vero. Per poi parlando ormai questo, perché io sono il prossimo sarà il 16° anno, sono entrato nel 2005. Mamma mia. Poi Milly ha un modo di lavorare per il quale il suo motto è squadra vincente non vero. Si cambia. È vero, quindi è vero. Entri, le sarte sono le stesse da 16 anni. Trucco mamma e parrucca. Mia, mamma mia. Ma lo sai che questa cosa è bellissima, perché pure io quando vado ospite nei programmi Rai, questa è un po' anche la filosofia proprio di Mamma Rai, ritrovi tutte quelle persone con le quali hai lavorato anni ed sì, è però bellissimo. Non è scontata questa perché, cosa. Perché ti trovi a casa, cioè però senti non proprio è scontata, la famiglia. Perché molto spesso dipende da un capo progetto, da sì, però no, hai Rai generalmente è così, insomma. E senti Rai, ho 18 anni, no? Quindi sono entrato che ero il bimbo. È vero, di è vero. Turno sono sempre rimasto il bimbo, che va benissimo, è certo, mi viziano. Certo. Senti, l'altro giorno abbiamo avuto un tuo bro qui ospite, che è Stefano Rodei, che è stato che è simpaticissimo qui, e abbiamo parlato ovviamente dell'ultima edizione di Ballando, e nell'ultima edizione di Ballando devo dire che tu ne hai patite abbastanza. Ma basta anche, sì, no? Basta anche, insomma. Sì, è stato un anno complicato per tutti, per me un filino di più, diciamo. Che ci hai avuto? L'intervento? Alla prima puntata ho ballato tranquillo il sabato, la domenica ho cominciato a sentire dei dolori atroci, dico ma che è? Lunedì mi hanno operato d'urgenza, appendicite, è andata poi in peritonite, mi hanno tolto 10 centimetri di intestino. Esco dall'ospedale il lunedì successivo, martedì sono già andato a fare le prove. Sì, lo so, me lo ricordo. E ti posso dire una cosa, Rai, da amico, no? Da fratello, perché ti voglio bene. Io ho pianto. M'hai fatto piangere?
te posso inammazzarti a te. Ma pianto per emozione? Ho pianto per l'emozione, perché lui veramente, insomma, vabbè, si vedeva che era sofferente, però da grande professionista quale è, ha nascosto tutto, però ha ballato e non ha ballato perché ovviamente poteva, certo, stava seduto, però ha ballato Elisa Isoardi, che ricordiamolo è stata la sua partner in Ballando con le Stelle, ma hanno fatto una coreografia che vedi tante volte, no? Uno dice, mo mi metto a fare sti passi mega galattici per conquistare la platea, invece Raimondo con la sua maestria, con la sua professionalità, certo, ed Elisa che è stata molto brava, hanno fatto un batto e giuro ho pianto come un bambino, mannaggia la miseria. Ma lì poi subentra anche molto l'alchimia, no? Che subentano delle cose. Sai cos'è? Che a parte la paura di farmi male, in quel ballo, non so, è come se avessi rivissuto tutta la settimana in ospedale e avevo tutti i flash prima di entrare in sala operatoria, quindi è stata anche un po' una liberazione, ecco. Lo so, ma si è visto tutto. Senti, ti faccio una domanda a proposito di alchimia, ma con... No, aspetta un attimo, partiamo alla larga. Con chi hai ballato perché meglio? Perché mi fai il gesto? Visto che parliamo di gesto, alla larga. Con chi hai ballato meglio in questi anni? Ah, l'hai presa da cartagine, certo, ho capito. Con calma. Con chi ha ballato meglio questi anni? Bravo, va bene, va bene. È meglio, no? Sì, è come no, elegante, certo. Ma sai, questo è difficile. Guarda, poi... Giovanni Ciacci. È stata una bella rivelazione comunque. Giorgio era bravo perché aveva un sacco di ritmo e nonostante la stazza, come si dice a Roma, gliela ammollava bene. Gliela ammollava. Sicuramente comunque la metto tra una delle edizioni... più speciale, anche perché particolare, devo dire, una coppia ovviamente particolare, certo, giusta, moderna, equilibrata, quindi insomma ci è piaciuta quella in effetti. E poi ti mettiamo, ma poi Giorgio è veramente, ma tu facevi la donna, facevi il mondo? Ma io dipende dai momenti, come mi girava un po', come Bruggia fa come gli pare, certo, io faccio la donna come... o l'uomo, certo, che me frega anche me? Perché ballare da donna, Raimondo saprà ballare sia nella parte maschile che in quella femminile. Certo. Mi balla a specchio, capito? Esatto. Ah, dai, andiamo lì. Poi tra le 5 edizioni che ho vinto, forse quella più particolare è stata quella con Giusy Versace, perché bello, comunque ballava con una doppia amputazione, quindi con due protesi al posto delle gambe. Che bello. E credo che sia un fenomeno, ecco. Assolutamente sì. Però adesso, dopo che l'abbiamo presa alla larga, hai fatto bene, Brugia. Io volevo fare la cosa più carina. Senti, ma con la Isoardi? No, nel senso, però c'era molta alchimia con Elisa. Anche a livello di gestualità, insomma, no? Avendole seguite tutte, è vero quello che hai detto tu con Giusy, però insomma, credo che tante volte si creino delle alchimie particolari, che non sempre, no? È facile, no, magari anche per affinità caratteriale, forse, non lo poi so. Poi c'è anche un contatto fisico, quindi aumenti ancora di più il legame. Elisa, a parte essere una donna bellissima, aveva proprio questa capacità. La cosa migliore, secondo me, sua era proprio l'interpretazione dei pezzi. Aveva degli occhi pazzeschi. È vero. E quindi probabilmente arrivava ancora di più, magari, no, rispetto ad altri. Lei proprio aveva una sensualità nel ballo particolare. E quindi è riuscita molto. Senti, ma oltre a Ballando con le Stelle, tu da 2 anni, se non erro, sei il coreografo anche del Cantante Mascherato, che è appena terminata la nuova trasmissione di Milli, che no? Ha avuto un successo clamoroso. E lui conferma la bravura di Milli. Bellissimo, è un programma folle. Io mi ricordo la prima settimana della prima edizione, andai a fare ste prove, ho detto, ma io dove sono capitato, un programma dei matti. E poi Milli è una molto professionale, quindi ci tiene tanto, e lei vieta ai concorrenti di parlarmi, quindi io realmente non so che c'è sotto le maschere. Bravo, ma una curiosità, ma loro veramente non possono parlare, cioè voi non sapete chi è realmente? E non mi hanno mai parlato, vengono in sala prove. Quindi tu facevi con la maschera, venivano in sala prove? Maschera, che poi poverini, ragazzi, vi giuro che è difficile perché si vede poco e nulla.
respirano a fatica, quindi io durante le prove ogni 5-10 minuti esco dalla sala, loro si tolgono la capoccia, ci credo, respiro un attimino, poi mi bussano, io ritorno dentro. No, mamma guardate, mia, una cosa fuori dalla... Ma posso fare una domanda? Perché è stata scelta questa metodologia, insomma, per... Perché per... è proprio il format de... No, parlo per chi preparava la coreografia, quindi per un Raimondo, no? Ah, cioè anche lui, no? Anche perché... lui, perché anche lui? Sa chi c'è dentro le maschere. Ma veramente? Sono solo due, tre autori. Scusa, e quando vanno via dallo studio o dalle prove, come vanno via? Con la maschera? Cioè, di nascosto? Con un'altra maschera, sono vestiti tutti di nero con il casco nero che non si vede praticamente nulla. Ma dai. E per confondere l'idea vanno via con un alter ego della stessa conformazione fisica vestito allo stesso modo. Ma no, che vabbè, ma veramente pazzesco. Ma questa è una cosa pazzesca. Ma la CIA praticamente che è una cosa... Ma pensa, a parte che vabbè, loro hanno una parte dell'auditorium dello studio che è dedicata a loro, dove non può entrare nessuno se non gli addetti ai lavori, che gli addetti ai lavori sono praticamente pannussate, tutto il reparto dei costumi che li vestono, solo loro hanno diritto a certo, vederli gli autori, insomma. Ho capito pensa, la parte dello studio, loro sono proprio blindati. Senti, e non per niente, però pure qua egregiamente, professionalmente, hai superato il primo step di il cantante mascherato, perché pure alla prima puntata ti sei dovuto, ahimè, fermare perché c'è stato il problema del Covid, però poi sei andato alla grande perché poi ti sei fatto tutte le altre puntate. Come lo hai affrontato, Raimondo? Ragazzi, è stato brutto perché noi facevamo tamponi 3 volte a settimana. Madonna mia, mamma mia. Il mercoledì prima del debutto, quindi la puntata noi andavamo in onda di venerdì, il mercoledì trovano un bambino nostro del corpo di ballo, un bimbo di 9 anni positivo al Covid. Per sicurezza fa il molecolare giovedì mattina. No, non l'ha attaccato a nessuno. Noi eravamo tutti negativi anche al molecolare, però la RAI impone che chi ha avuto contatti, quindi i coreografi, sì, e il corpo di ballo, tutti a casa. Noi questa cosa l'abbiamo saputo il giovedì pomeriggio. E venerdì andava in onda. Mamma mia. Quindi, estremi rimedi. Abbiamo chiamato tutti i colleghi di Ballando con le Stelle. Sì. Io ho chiamato altri amici su Roma. Praticamente giovedì notte, attraverso dei video, sti poveri cristi hanno messo in piedi 10 coreografie in una notte. Hanno, certo, fatto le 6 del mattino. Mamma mia. E poi sono andati studio, hanno fatto prove generali. Guarda, ce lo raccontava Stefano Radei, proprio, che ha lavorato, sì, di notte, ha realizzato notte le coreografie, che ci ha salvato la vita, praticamente, sì. Però per quanto sono stati bravi, sono dei professionisti, chiaramente era tutto improvvisato e quindi poi in realtà noi abbiamo potuto fare il nostro lavoro come si deve dalla terza puntata in poi, dove è ritornato tutto il nostro corpo di ballo e abbiamo rifatto tutte le coreografie che avevamo preparato, ecco. Mamma mia, meno male, guarda, meno male. Vabbè, complimenti. Vabbè, Raimondo, adesso come stai? Una favola, beh, guarda. Ti è? Vado a Dio, perché ho finito la DAD. Questa faccia bella. Anche tu stai sotto DAD. E come dico sempre io, sta cazzata, beh, del resto no, noi non potremmo fare altro che DAD, perché siamo papà e siamo DAD. Se fossimo mamme, faremmo no, la mamma. Questa è brutta, ti prego. Dai, è bellissima questa. Questa è veramente agghiacciante. Io ho la mamma di Jasmine che è occupata, è impegnata da amici, quindi non c'è mai dalla mattina alla sera. Lo vogliamo ricordare che, insomma, è Francesca Tocca, certo, altra grande protagonista, ballerina straordinaria, insomma. Esatto, e quindi devo fare per forza la DAD, cioè non è che c'è scelta. E io penso, allora, se ti può confortare, sto facendo anch'io la DAD, anche se non sembra. Ma non è vero. Perché ho mio figlio, ma che non è nell'altra vero sala di Radio Roma. Mi fa sorridere questa cosa. Non è vero. Come, allora, è vero? Tuo è figlio sta facendo la DAD e tu stai qua vicino a Paciullo. Io sto facendo la DAD, la stai facendo. La sta facendo tuo figlio di ma là. Meno male, però diciamo che anche questa DAD ci ha rotto i zebedei. No, certo. Nel, sì, senso che sarebbe anche opportuno che questi ragazzi tornassero a scuola. A scuola, eh? A scuola, è vero? Anche perché la scuola la fanno anche loro. In primis per il bene dei bambini. Bravo, esatto. È vero. Bene. E secondo, perché poi io capisco le esigenze degli insegnanti, no? Che hanno un programma scolastico da seguire, però pensare che noi da casa riusciamo a fargli fare ciò che loro fanno in 8 ore al giorno a scuola è in presenza, è cioè una roba, è follia. Certo. E quindi la DAD, sì, anche perché io poi ho fatto più DAD, nel senso che io ho avuto mia figlia positiva al Covid 15 giorni. Ah, è vero, me l'avevi detto. Negativa, è cominciata la DAD il giorno dopo. Meraviglioso. Quindi io ho fatto
quindi ho fatto doppia tanto, capito? Mamma mia, perfetto, ragazzi. Senti, Rai, mamma progetti mia. Nell'immediato, se ce ne sono, insomma, compatibilmente con il periodo. Compatibilmente con il periodo. Guarda, io adesso non so se oggi o domani, uno di questi giorni, va in onda un daytime di Amici che ho registrato l'altro ieri. Ah! E, sì, dove praticamente mi hanno chiesto di... Non mi dica, hai ballato con Francesca? No, 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 no. Ah. No, poi a Milly chi la sente, no, 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 no. Ah, perché non vuole Milly? Eh beh, è la concorrenza. La concorrenza. La concorrenza. Vabbè. La concorrenza. Quindi qui c'è sto dei temi di Amici. Poi sono D'Annunzia De Girolamo, che è stata mia compagna ballando con le stelle. Sono ciao, maschio. Ciao maschio. Esatto. Gli ho detto: Nunzia, se vuoi che ti chiudano la trasmissione, invitami. E lì ha rischiato, mi ha invitato. Ma è andata bene. Poi è un periodo dove a me queste pause lavorative in un certo senso mi piacciono, perché c'è la possibilità comunque di studiare, di allenarsi, insomma, di ricaricare pure le batterie, no? Di ricaricare le batterie. Momenti in cui devi riseminare un pochettino per poi raccogliere sono importanti. E certo. E tante volte, sai, programmi lunghi come Ballando con le Stelle, come Il Cantante Mascherato, non hai tempo di fare altro. È vero, ti devi dedicare solo a quello, certo. Ah, quindi ne approfitto, insomma. Bene, certo. Bene. Rai, senti, noi ti ringraziamo per essere stato in diretta con noi. Grazie mille. Davvero, grazie. Sì, alla prossima. Ti voglio bene, amico mio. Buona giornata. Ciao Rai, ciao, Raimondo, buona giornata. Todaro qui su Mi Piace, grazie. Non andate via, eh. Ciao. Fra poco.